Immagini, video, abiti di scena, i backstage, le sceneggiature, ma soprattutto Napoli. È la città, la grande protagonista della soap dei record della televisione italiana Un posto al Sole, che festeggia i suoi primi 18 anni con una mostra fotografica ospitata in uno dei luoghi simbolo della città, il Castel dell'Ovo. Si chiama 18 e non li dimostra, l'esposizione aperta gratuitamente al pubblico fino al 30 maggio. L'idea al centro del percorso è lo scorrere del tempo nelle storie di Palazzo Palladini. Ma sono anche tanti i riferimenti al rapporto forte con il sociale, che la produzione mantiene costante attraverso i temi trattati: dalla confisca dei beni della camorra, allo smaltimento illegale dei rifiuti, fino alle vittime innocenti della camorra. Noi oggi abbiamo ricordato i 18 anni di un posto al sole che fa parte, come produzione, della, non solo della nostra città, ma del paese. Quindi un riconoscimento sentito e dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori, tutti. Un grande augurio per il futuro e poi l'auspicio che si possa sempre lavorare di più sul centro di produzione Rai e raccontare Napoli in, in Italia e nel mondo attraverso anche un posto al sole. Ma la mostra, allestita in collaborazione con l'assessorato al turismo, non è l'unica iniziativa per celebrare le 4.000 puntate della produzione. È stato infatti interamente rinnovato il sito ufficiale con maggiore interattività e spazio per i social network. Tra le novità annunciate all'inaugurazione la notizia che un posto al sole arriverà sicuramente almeno ai vent'anni e che sarà ripetuta l'esperienza del tv movie realizzato lo scorso Natale.